Secondo me, sai, i dadi nei giochi da tavolo sono tutto. Dai. Bentornati. I dati li abbiamo ritrovati tutti, si erano un po' disseminati per casa. E già però... inizia a far caldo, no? Sì, siamo, siamo quasi in estate, no, perché ormai è no, finita. Siamo... Però... Ah, cioè, dai. Vabbè. Comunque, andiamo avanti, perché d'estate recuperiamo, tra ferie e quant'altro si recupera, vacanze e quando cavoli vari. Secondo voi, voi, con quell'intro, che esatto. Quale gioco veniamo a parlare? Di quale gioco andiamo a fare il tutorial? Quindi, bravo, hai spoilerato quello che facciamo oggi. Esatto. Però forse lo spoilerava, anche il titolo. Il titolo, esatto. Detto questo, quindi anche il titolo vi spoilerà quale gioco stiamo per prendere. E prendiamo allora. Eccolo qua. Roleplayer. Dopo allora, lo dici che no, ne pensi. No, lo diciamo in diretta, io non mi vergogno di niente. Sto gioco l'ha comprato e gli ho detto, sto gioco fa cagare. No, dico la sincera verità. Perché? Perché, boh, non so, pregiudizi, sentivo delle cose in giro, la grafica esteticamente non era granché, e poi niente. E poi niente, abbiamo fatto il tutorial, ci abbiamo giocato più volte, e dopo vi diciamo quello che ne pensiamo, intanto guardatevi il tutorial. All'interno della confezione troveremo un regolamento, delle carte riassuntive che saranno anche dei contapunti, carte background, carte allineamento, carte mercato divise in due mazzi, carte iniziativa, monete, segnalini giocatore e segnalini sconti, planche dei giocatori e dadi. Prepareremo una partita a tre giocatori. Ognuno di essi tirerà un dado. Il valore più alto decreterà il primo giocatore. A partire da quest'ultimo verrà selezionata una plancia giocatore. Sono divise in maschio e femmina. Non fa nessuna differenza ai fini del gioco. Successivamente ogni giocatore riceverà 5 monete d'oro. Dopodiché si procederà a scegliere la propria classe, pescando un dado dalla cesta dei dadi. Il colore di questo dado decreterà la classe del vostro personaggio. Le carte classe hanno due lati, potete scegliere quella che preferite. Poi mescolate le carte background e prendetene una a caso per ogni giocatore. Fate lo stesso con le carte allineamento. Successivamente prendete i cubetti del colore della vostra classe e posizionatene uno sulla carta classe e l'altro sulla carta allineamento, al centro di essa. Poi, sempre partendo dal primo giocatore, ognuno di essi pesca casualmente i propri dadi iniziali dal sacchetto. Il numero di dadi da pescare è uguale al numero di giocatori più 4. In caso una partita a 3 giocatori, sono 7. Ogni giocatore tira i propri dadi iniziali e li sistema negli spazi delle file delle caratteristiche della sua scheda personaggio, seguendo queste regole. I dadi devono essere piazzati nello spazio vuoto più a sinistra di una fila caratteristica. Le azioni delle caratteristiche non possono essere utilizzate durante la preparazione e per ogni fila della caratteristica riempita con 3 dadi ottenete una moneta d'oro. Per ogni dado d'oro pescato ottenete 2 monete d'oro. Successivamente preparate il mazzo mercato, prendendo i due mazzi con un puntino e due puntini e scartando da ognuno di essi 3 carte per una partita a 3 giocatori. Dopodiché posizionate per primo il mazzo a 2 puntini rivolto verso il basso. E sopra di esso posizionate il mazzo ad un puntino. Le carte scartate formeranno la prima pila degli scarti. Successivamente posizionate le carte iniziativa. In 3 giocatori saranno 4 carte. Posizionate poi una moneta d'oro sopra ogni simbolino presente su queste carte. Disponete poi le carte mercato, prendendo carte pari al numero di giocatore più 1, in questo caso 4 carte. Ora siamo pronti per cominciare. Il primo giocatore estrarrà 4 dadi, uno per ogni carta iniziativa. Una volta estratti i primi 4 dadi, li posizionerà in ordine crescente sulle 4 carte iniziativa. In caso di parità, sarà il giocatore a scegliere dove posizionare i dadi. Dopodiché, a partire sempre al primo giocatore, tutti sceglieranno una carta iniziativa. Una volta prese queste carte, prenderete le monete se sono presenti su di essa. Poi procederete a posizionare il dado. Un dado dorato posizionato vi fa guadagnare 2 monete. Guadagnerete poi una moneta quando posizionerete un qualsiasi dado di qualsiasi colore sull'ultima riga delle caratteristiche. Una volta posizionato un dado su una caratteristica della nostra plancia, potremo attivare il potere.
I poteri attivati valgono per qualsiasi dado già presente all'interno della nostra plancia. Vediamo nello specifico i poteri. Iniziamo dalla forza. Ci consentirà di prendere un dado già presente sulla nostra plancia e capovolgerlo nella faccia opposta. Per quanto riguarda la destrezza, invece, abbiamo la possibilità di prendere due dadi già presenti sulla nostra plancia e scambiarli di posto. La Costituzione ci darà la possibilità di aumentare o diminuire di 1 il valore di un dado già presente. L'Intelligenza ci farà prendere un dado già presente e tirarlo nuovamente. Una volta uscito il valore, possiamo scegliere se utilizzare il valore appena uscito o utilizzare il valore che era già presente su questo dado. Con la Saggezza invece possiamo decidere di far spostare il segnalino sulla carta allineamento di una posizione verso l'alto, verso il basso, verso destra, verso sinistra. Il Carisma invece ci consentirà di prendere un segnalino bonus. Questo segnalino ci varrà come una moneta, quindi uno sconto quando andremo al mercato. Una volta posizionato il dado, si procederà in ordine di iniziativa a scegliere una carta all'interno del mercato. Le carte presentano un valore in alto a destra, questo è il valore di acquisto. Pagando quindi le monete corrispondenti, potremo prendere questa carta. Nell'ordine della carta iniziativa, tutti gli altri giocatori acquisteranno una carta. Quando si va al mercato, però, se tra le carte presenti al mercato non abbiamo nessuna carta che ci interessa o non possiamo acquistarla, possiamo decidere di scartarla per ricevere due monete. Quando tutti hanno acquistato la propria carta, la carta mercato avanzata va negli scarti e il dado presente sulla carta iniziativa rimasta viene rimesso nel sacchetto. Si riposizionano tutte le carte iniziativa e si girano altre 4 carte dal mercato. Dopodiché il sacchetto passa al prossimo primo giocatore. Vediamo adesso come funzionano le carte. Per usare una carta abilità, il giocatore prima sposta l'indicatore sulla carta allineamento del personaggio nella direzione indicata dall'icona freccia nella descrizione, poi può usare l'abilità. Una volta utilizzata, questa carta risulterà esaurita. Nella fase ristoro, quindi al termine di ogni round, una carta soltanto tra le nostre carte abilità può essere ripristinata per poi essere utilizzata nuovamente. Attenzione però, se il giocatore non può spostare l'indicatore a causa della sua posizione sulla carta allineamento, allora la carta abilità non può essere usata. Anche sulle carte tratto è presente un'icona freccia, a fianco al valore di acquisto. In questo caso, se è possibile seguire il movimento, viene effettuato al momento dell'acquisto, altrimenti non è obbligatorio effettuarlo. Vediamo le carte arma. Un giocatore può equipaggiare sul suo personaggio un massimo di carte arma pari a un totale di 2 mani. In qualsiasi momento può scartare una carta arma dalla sua area di gioco e metterne nella pila gli scarti, liberando così uno spazio per un'altra arma successivamente. A differenza delle carte armi, che hanno un vincolo, tutte le altre non hanno nessun tipo di restrizioni. Possiamo avere una quantità illimitata di carte armatura, tratto e abilità. La partita finisce al termine del round in cui tutti i giocatori hanno riempito tutte le file delle caratteristiche sulla propria scheda del personaggio. Dopodiché si procederà al conteggio dei punti, girando la carta riassuntiva della sequenza di turno e utilizzando il segnalino del colore della vostra classe per tenere conto dei punti. Si inizierà con la carta classe, che include dei requisiti per ogni fila della caratteristica sulla scheda del personaggio. Il giocatore somma i valori dei dadi in una fila delle caratteristiche modificando il totale con eventuali modificatori di caratteristiche razziali mostrati sulla scheda del personaggio. I requisiti possono essere di 3 tipi differenti. Abbiamo un requisito con un solo numero. In questo caso occorre raggiungere esattamente quel numero. Un valore di caratteristica minore o maggiore del numero richiesto non farà guadagnare stelle reputazioni. Se il requisito è un intervallo di numeri, il valore di caratteristica del personaggio deve essere compreso in quell'intervallo. E infine, se il requisito include un segno più, allora il valore di caratteristica del personaggio deve essere pari o maggiore al numero indicato. In questo caso vediamo che abbiamo raggiunto 18 per quanto riguarda la prima caratteristica, guadagnando quindi 4 punti. Nella seconda fila di caratteristiche otteniamo 16 e anche questa è raggiunta e aggiungiamo 2 punti. La terza fila non riusciamo a rispettare il requisito, nella quarta neanche, nella quinta neanche e nell'ultima neanche. Otteniamo così solo 6 punti. Dopodiché si procederà a contare i dadi del colore della nostra classe. In questo caso ne abbiamo 3.
poi si aggiungeranno i punti derivati dalla carta allineamento. Andremo a vedere il numero indicato sotto al segnalino del nostro colore sulla carta allineamento, in questo caso 3 punti. Poi sarà il turno della carta background. Se un giocatore ha dei dadi sulla sua scheda del personaggio che corrispondono per colore e posizione ai dadi mostrati sulla carta background, il personaggio giocatore guadagna stelle e reputazioni. In questo caso vediamo che gli unici a rispettare la richiesta della carta background sono il rosso, il viola, il verde e il nero. Otteniamo così 3 punti. Successivamente sarà il turno delle armature, che verranno divise in tipologia. In questo caso vediamo che il giocatore ha collezionato 3 carte per il set di maglia. A questo set somma un'arma che dà come effetto la possibilità di aumentare il valore di un set. In più aggiungerà anche un punto perché la classe di appartenenza corrisponde a quella richiesta dalla carta armatura. Successivamente aggiungerà anche il set di cuoio, contando le 2 carte dell'armatura senza sommare il punto aggiuntivo, poiché la sua classe di appartenenza non è quella richiesta dalla carta. In questo caso prenderà 3 punti. E infine andremo ad aggiungere i punti delle carte tratto. Ogni carta avrà un effetto particolare. Alla fine del conteggio chi avrà il maggior numero di punti sarà il vincitore. In caso di parità vincerà chi avrà più monete. In caso di ulteriore parità, il vincitore sarà il giocatore che avrà utilizzato meno dadi della sua classe di appartenenza. In caso di ulteriore parità, il gioco consiglia di effettuare una nuova partita. Eccoci di ritorno. Il gioco lo avete visto, come si gioca più o meno lo avete capito. Esatto. Se non l'avete capito è perché ho fatto male il tutorial. Detto questo, Vabbè, andiamo alle considerazioni. Okay. Allora, tu prima hai detto che secondo te, senza averlo provato, questo gioco non ti dava... Sì, allora, a scatola chiusa, dalle recensioni che ho letto e da quello che avevo visto, per me era un gioco da 5, un gioco da 4, un gioco che probabilmente dopo la prima partita mi avrebbe dato la famosa sensazione di io non ci giocherei più. Questo è quello che ho provato. Invece, cosa è successo? Perché ci abbiamo giocato e subito dopo abbiamo detto voglio fare un'altra partita. Okay. Voglio provare tutte le classi. Voglio provare le classi e gli abbinamenti. Esatto. Voglio provare a vedere se puntando più sulla classe, sulle carte, puntando meno sulle carte tratto. È un gioco che ti dà la possibilità effettivamente di fare più partite. Il discorso qual è però? L'abbiamo comunque detto perché già siamo alla 5ª partita. Probabilmente con altre 5 partite è finito il gioco, cioè nel senso comincia a conoscere le carte del mercato. Secondo noi sono un po' pochine. Esatto. Con 2-3 partite le hai viste e riviste tutte, quindi già chi gioca la 3ª o 4ª partita sa quale carta aspettare per la propria classe. Ha bisogno, secondo me, di qualcosa che gli dia quel pizzico in più per rigiocarlo ancora. Come meccanica di gioco a me piace, è un classico di piazzamento dadi tipo un sagrato e quant'altro, soprattutto con lo sfondo, diciamo l'ambientazione. Esatto. Fantasy, quello è bello, quello secondo me è una delle cose più belle. Quello. La particolarità che abbiamo notato è il fatto degli allineamenti e delle classi, anche dei vari personaggi, l'orco che è più avvantaggiato sulla forza chiaramente, come giusto che sia, e gli allineamenti che devono rispettare determinate cose, perché tu, se tu scegli una carta che ti fa fare, diciamo, azioni sbagliate come ti porterà per un allineamento opposto a quello, esatto, del buono. In questo caso, se parliamo di un secondo bar, noi è stato studiato bene, gioco. Dalla prima partita ci siamo domandati ma è fatta apposta questa cosa? Esatto. Alla seconda, alla terza e alla quarta abbiamo iniziato a pensare che era tutto studiato a tavolino. Ecco perché sono uscito dopo tutorial e 4 partite con una voglia pazza di giocare una 5ª e di, esatto, dargli un voto che si aggira intorno al 7. Cioè, nel senso, rimane sempre un gioco di quella categoria, non è un gioco difficilissimo, non è un gioco... Neanche tanto lungo, poi. Esatto, neanche tanto da passatempo. Mi sembra un'ora, un'ora e mezza, sì, non di quella ci abbiamo messo di più. Quindi è un gioco che comunque vi tiene sul tavolo, vi tiene poco sul tavolo, dalla scatola lo vedete in diretta 60-90 minuti. Quando lo conosce anche di meno. Esatto, 60 minuti ce l'ha. Gusta giocarlo. Non è male. Momento in cui ti avanza quell'ora e il gioco lo conoscono al tavolo, ti viene voglia di apparecchiarlo. Detto questo però, aspettiamo comunque l'espansione, sì, che se non sbaglio già dovrebbe essere in circolazione. Dobbiamo anche dire questo, forse questo va detto, rapporto qualità prezzo. Mm.
però metteteci che ci sono quei dadi che si è tirato addosso lui. 74, 73, 73, 73 dadi, grandezza abbastanza grande. Sì, forse fanno quello. C'è un modo per avere un, diciamo così, tanti dadi a poco prezzo. Però ci sta, 73 dadi, insomma, delle planche anche ben fatte. Non lo so, ci sta e non ci sta. Esatto, è un po'. Io l'ho preso e quindi. Come dice, esatto, io sono la scuola che mi sfastidia quel prezzo, e lui è la scuola che gli piace e quindi l'ha comprato. Abbiamo preso e quindi... Probabilmente era quello che mi fermava. Detto questo, il video è finito, il tutorial l'avete visto, i nostri pensieri l'avete visti, i dadi li dobbiamo ancora finire a cercare. Esatto. E detto questo, diteci. Esatto. Diteci se il video è piaciuto. Ok, quindi con un like, commento. Nei commenti diteci se l'avete provato e se vi ha dato la mia sensazione, esatto, o la sua a primo acchitto. Poi vabbè, più o meno ci siamo tornati uguali con le sensazioni. Sì, che alla fine... Ci piace a tutte e due. Condividete il video e iscrivetevi se non siete iscritti. Esatto. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao. How far can we get if we sell a little